Gentili radioascoltatori di Radio Science TV, buonasera in studio Massimo Bonella alle 21.32 per questa edizione di RST Informa. Dunque, come sapete, ogni tanto noi diamo degli aggiornamenti e anche delle trasmissioni di servizio, delle notizie di servizio, degli approfondimenti di servizio. Cioè, praticamente, questa emittente vuole essere anche un po' a servizio pubblico, non solamente proporre programmi musicali, eccetera. Quindi, ecco, potete quindi anche capire tutti i nostri vari programmi di giornalismo, di approfondimento, che noi spieghiamo perché accadono certe situazioni. Ecco, a volte ci sono anche delle situazioni a carattere locale che creano disagi alla gente, ad esempio i pendolari. Vi avevamo parlato tempo fa della ormai famosa statale Romea, la 309 E55. Cioè, però, questa strada, oltre che essere molto inquinata, perché c'è un continuo, praticamente sembra quasi una corsia preferenziale di tir, e quindi vi lascio immaginare poi le cadute, no? In Valpadana e in Laguna anche di tutto questo inquinamento che viene prodotto. Ecco, è interessata da tanti tir, quindi alta densità di traffico, e c'è una situazione alle porte di Marghera, praticamente a pochi chilometri prima della fine della statale Romea, dove la gente si incastra, cioè c'è la formazione di una coda lunga, i pendolari perdono tempo, rischiano di arrivare in ritardo al posto di lavoro, ma soprattutto c'è uno stress, perché anche questo noi iniziamo a metterlo in conto. E questa cosa ce l'aveva segnalata Gianluca Scarpa, che tra l'altro è un pendolare, pensate, ogni giorno da Chioggia fino a Mestre, avanti, indietro, mattina e sera, ecco, e ogni mattina trovarsi in coda così, insomma, alla fin fine comincia, cioè, la stanchezza si fa sentire, parlo di una stanchezza psicologica che non è tanto di meno da quella fisica, se poi andiamo a guardare bene. Dunque, lui aveva segnalato questo problema ed ha avuto anche una risposta. Noi lo abbiamo in collegamento telefonico adesso qui alle 21.34 in diretta Radio Science, lui ci chiama l'abbiamo chiamato noi, lui è a Chioggia Sottomarina collegato, e io intanto voglio sentire se mi sta ascoltando bene. Allora, Gianluca, mi senti? Sì, ciao Massimo, sono in ascolto, ciao. Buonasera di tutti i telespettatori, buonasera. Perfetto, allora ecco, tu ci hai fatto presente un po' questo problema, che ogni mattina trovassi imbottigliati, per poi per causa abbiamo capito anche banali che si potrebbero risolvere, ecco, crea insomma un certo disagio, rischio di arrivare in ritardo al posto di lavoro e quindi perdita anche di soldi, che di questi tempi qua sembra che facciano di tutto per toglierci i soldi legalmente dal portafoglio, basta vedere tutti gli aumenti eccetera, ma questo è un altro binario poi, che è un link, diciamolo, solo accennato, che ci porta ad un altro binario interessante da approfondire prossimamente. Ecco, tu avevi segnalato questo problema all'ANAS, credo. Ecco, se ci puoi dire come è andata a finire, che risposta hai avuto? Sì, Massimo. Allora, innanzitutto specifichiamo che parliamo del problema, dell'annale problema dell'incrocio della località Malcontenta al chilometro 112, dove si formano code chilometriche da sempre. Apro e chiudo una parentesi veloce: negli ultimi tempi la situazione è anche peggiorata, perché nel comune di Malcontenta c'è un cantiere aperto su un ponte interno che fa sì che tutte le persone di Malcontenta si buttano in Romea, cosa che prima evidentemente non facevano, e sono costrette a passare di là, quindi la coda è ancora più incisiva. A seguito di questo molte persone tra cui io abbiamo appunto scritto all'ANAS per segnalare il problema appunto di questo incrocio semaforico, un attraversamento pedonale a dirla tutta, però viene utilizzato dalle vetture per cercare appunto di trovare una soluzione al problema, e la soluzione l'abbiamo anche consigliata, perché basterebbe raccordare l'adiacente rotatoria costruita una decina di anni fa e mai collegata al paese appunto di Malcontenta. Ecco, poi sarebbe interessante da vedere perché non hanno mai collegato questa cosa, che appunto, come ho detto prima, basta poco che si potrebbe risolvere il problema. Comunque, andiamo avanti.
Sì, e mi dicevi appunto cosa hanno risposto. Allora, evidentemente l'ANAS deve essere stata bombardata da richieste, da segnalazione appunto degli utenti della strada, perché ti dico, la situazione è veramente esplosa. Se già era negativa prima, adesso è completamente esplosa. La risposta, in modo molto sintetico, dice questi: si sono presi un impegno, dicono che nell'arco è già in fase di progettazione, diciamo così, il collegamento della bretella della rotatoria alla bretella di Malcontenta, e che è sempre in fase di progettazione, si parla del 2019, un sottopasso che quindi andrebbe a eliminare il problema dell'attraversamento pedonale che dicevo prima. Diciamo che hanno risposto sinteticamente così a tutte le migliaia di persone che hanno mandato la segnalazione, e quindi si sono presi questo impegno, ecco. Ecco, io ve l'ho fatto una domanda. Secondo te un lavoro del genere inizierà a breve tempo, ci vorrà ancora del tempo, e quindi questo disagio continuerà ancora, alla luce che si potrebbe con poco risolverlo, senza fare tanti, secondo me, lavori, insomma? Cosa posso dire? Io spero sia vero. È vero, la cosa si è un po' mossa rispetto al periodo, diciamo, ai lunghi decenni in cui nessuno ne parlava. Diciamo che la situazione del cantiere, dell'ulteriore cantiere, ha peggiorato e ha fatto sì che veramente è stata alla fine il danno che ha portato un vantaggio, no? Perché la gente si è mossa, si è svegliata, ha scritto, ha segnalato, ha scritto i giornali, la cosa si è mossa. L'impegno c'è, dirti se il seguito ci sarà, non ho la sfera magica, la speranza c'è. Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, oggi abbiamo almeno smosso la cosa. Certo, anche perché ricordo, come ho detto in testa al programma, una coda così di automezzi, in modo particolare di tir, lì ce ne sono, ripeto, ce ne sono parecchi, troppi forse, che transitano, creano anche un certo inquinamento che va ad aggiungersi all'inquinamento cittadino di Mestre. A tale proposito ricordo, mi allaccio, quindi colgo l'occasione, ecco, per lanciare anche questa segnalazione, che praticamente ci sono dei varchi attivi, cioè praticamente a Mestre in certe strade il mezzo privato non può percorrerle, c'è il passaggio solo per i mezzi servizio pubblico locale. Alcuni di questi varchi sono stati di fatto spenti, quindi ci entra tutto il traffico cittadino, il traffico privato, il tram, gli altri mezzi di pubblici locali, quindi autobus urbani, extraurbani, eccetera, e di conseguenza noi a volte, insomma, per farla breve, ci troviamo all'interno del tram in coda, ok, in mezzo al traffico, quando il tram appunto dovrebbe avere, insomma, un attimo di precedenza per far sì anche di arrivare prima a destinazione, e quindi invitare, stimolare quantomeno i cittadini a prendere il tram lasciando l'automobile a casa. Questo purtroppo a Mestre non avviene, ecco. Alcuni varchi sono praticamente non sono più attivi, ad esempio via Capucina, ad esempio in via Colombo per andare in direzione via Fradelletto. Lì c'è una serie di semafori e ovviamente si forma la coda, quindi inquinamento. Ecco, Mestre in poche parole ha risposto agli allarmi che erano emersi di un grave inquinamento nelle città italiane, in modo particolare del nord Italia. Ecco, questa città di Mestre ha risposto aprendo chiudendo i barchi attivi, o comunque spegnerli, insomma, ecco, e quindi abbiamo un incremento di inquinamento cittadino. Adesso lasciamo a voi, gentili ascoltatori, trarre le più ovvie conclusioni, perché noi ci limitiamo semplicemente a segnalare, a riportare come notizia queste cose che accadono in città. Dunque, tornando adesso con Gianluca, c'è un altro problema che io vorrei un attimino rispolverare, cioè tu ci chiami da Chioggia, vivi a Chioggia, e cosa ne pensi di quei bomboloni che vi hanno messo lì quasi a mo' di minaccia a 300 metri dalle case? Io ricordo a Viareggio cosa è successo. Io quando penso a Chioggia, che sono bomboloni alti come un campanile, in caso di scoppio, speriamo di no, sappiamo che però l'errore ci può sempre essere, ok, perché non è sicuro matematico,
Cioè, non lo so, tu cosa ne pensi? Non ti senti un po' minacciato? Massimo, cosa vuoi che ti dica? Io come cittadino, come residente di Chioggia, sono seriamente preoccupato dalla presenza di quel deposito. C'è un'indagine anche della magistratura in corso perché stanno sorgendo molte perplessità su come hanno avuto i permessi. Segnaliamo appunto, cioè, indichiamo che parliamo di un deposito da 9.000 metri cubi di un gas esplosivo a circa 250 metri dalle case. Quindi dico, come residente sono da una parte preoccupato, dall'altra incredulo che questa cosa si sia potuto realizzare. Hanno fatto un giro, permettimi la battuta, hanno fatto un giro di tarocchi sui permessi. Passando da una concessione esistente, che praticamente in quell'area vedeva la possibilità di far sorgere un piccolo deposito di propellente per le navi di gasolio, si parlava di 1.000 metri cubi, hanno fatto una variante in opera e non si è capito come ci siamo trovati un deposito di CPL che deve servire tutto il nord Italia. In questo modo hanno bypassato anche la legge che prevede dover fare la valutazione di impatto ambientale. Nessuna valutazione di impatto ambientale avrebbe dato il nulla osta. E quindi c'è, lo stanno costruendo, la società che la gestirà sta correndo in tutti i modi per finire perché vogliono mettere tutti davanti al fatto compiuto. In realtà, ti dico, c'è un'indagine in corso, io ho fiducia e spero come cittadino che la magistratura faccia il proprio lavoro e che venga fuori qualcosa, qualche cavillo che blocchi questo abominio e che lo faccia demolire, che si riportino altrove. Altrimenti a Chioggia dovremmo imparare a vivere con una spada di Damocle sempre sulla testa, come dicevi tu, perché in caso di incidente quello spazzerà via tutto. Ecco, non ho altro da aggiungere perché ti dico, sono di quelle cose che non... sono inspiegabili che possono succedere. Ecco, hai detto giusto, una spada di Damocle sopra la testa. Ecco, più chiaro di così, hai reso proprio l'idea, insomma. Ma io vorrei fare un riassunto, abbiamo ancora pochi minuti, no? Cioè, una città che potrebbe essere un'oasi, un angolo tranquillo d'Italia che si tuffa sull'Alto Adriatico. Dunque, abbiamo allora. Questo del caso GPL, abbiamo una Romea piena di traffico inquinata, TIR, quindi pericoli di incidenti, quindi la sicurezza che va a farsi friggere. Poi non è finita qui, c'è il problema della subsidenza. Poi c'è stato un altro problema qualche anno fa, noi eravamo presenti anche nelle manifestazioni, la volontà di costruire nei pressi di Sottomarina una centrale atomica. Io dico, vabbè, non dico niente perché insomma anche qui mettiamoci puntini puntini perché non ci sono, penso, commenti da fare. Come si può installare una cosa del genere quando abbiamo visto appena ne scoppia una o una e mezza, mezzo mondo rimane minacciato da un serio pericolo di inquinamento radioattivo. Cioè dico tutto il mondo, non dico una parte del mondo, oppure non so, una fascia di 10-20 km quadrati, dico tutto il mondo. Allora, mettere lì una centrale atomica e per quanto sia sicura di quarta, quinta, decima generazione, chiamate come volete, che tanto quelli dei partiti di destra insistevano praticamente, ecco, ci può essere sempre il problema tecnico, quindi l'errore, l'incidente. Ora li abbiamo Sottomarina, Padova, Rovigo, ok? Più giù Ferrara, più a nord abbiamo la città di Mestre, Venezia, eccetera. Cioè, vi immaginate che tragedia, cioè, che carneficina che verrebbe fuori, anche senza un incidente di chissà quali proporzioni. Ecco, io credo che Gianluca Chioggia, cioè, ne ha vissute di situazioni veramente imperdonabili. Eh sì, guarda Massimo, io non voglio piangermi addosso come residente di Chioggia, però da sempre c'è stato un atteggiamento da parte della regione, da parte della provincia, di ghettizzare un po' la città di Chioggia. La cosa si perde nella notte di tempi, pensa che ai primi del Novecento è stata costruita una ferrovia che collega Chioggia a Rovigo e non Chioggia a Padova o a Mestre. E già quella volta ho avuto la possibilità di vedere dei quotidiani storici, l'allora portualità si chiedeva a cosa serviva una linea ferroviaria per Rovigo. Quindi un isolamento
che si perde nella notte di tempi. In alcuni casi appunto il rischio di trovarsi in casa una centrale, quindi una cosa pericolosa. Ora praticamente questo deposito di GPL è sorto dall'oggi a domani con l'avallo di istituzioni, di vigili del fuoco, di tutti quanti, e non si capisce come è arrivato. L'isolamento stradale con un'unica statale. Potrei continuare, ti dico, poi paradossalmente però siamo città storica, abbiamo l'orologio più antico del mondo e siamo praticamente il patrimonio dell'UNESCO. Insomma, c'è tutto e il contrario di tutto. Sta di fatto che chi amministra la regione, la provincia, da sempre, ha tenuto Chioggia malamente, in un modo di dimenticanza, e soprattutto sembra quasi che ci sia il rischio che possa diventare troppo importante anche come portualità, e che possa dar fastidio, magari dico la butto là, a Venezia, domanda, chi non lo so, ti dico, sta di fatto che queste cose accadono, sono accadute e stanno tuttora succedendo e si stanno aggravando. Appunto, la centrale l'abbiamo rischiata, il deposito l'hanno fatto. Certo. Va bene, io direi, guarda, di fermarci qui. Abbiamo fatto un po' come dire un check-up su Chioggia sottomarina, ecco, come sta vivendo questa città che, ripeto, dovrebbe essere un'oasi. Prima di ringraziare Gianluca Scarpa, un invito a quelli che sono i miei colleghi. Grazie Gianluca Scarpa per queste informazioni, per queste anche considerazioni, per questo racconto di questa città molto bella, motivo anche di invito turistico, no? Ci sono molti turisti che vengono a Venezia, vicino c'è subito Chioggia, una città antichissima, anzi più antica di Venezia, quindi ecco, cercare insomma di tutelare questo nostro territorio, che vedo che viene sempre più calpestato. Io chiudo qui Radio Saius TV Informa, che più che un RST Informa è diventato uno speciale RST. Siamo entrati nell'approfondimento, avevamo qualche minuto in più stasera, quindi benissimo, ben venga. Grazie ancora Gianluca, se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti io mi congedo dai nostri ascoltatori. No, saluto tutti i radio e telespettatori, e ringrazio Radio Saius per la possibilità che mi hanno dato, insomma, di dire queste parole. Grazie e buonasera. Grazie a te Gianluca Scarpa, quindi stacchiamo il collegamento con Chioggia, sono le 21:51, è tutto per questo, ripeto, check-up sulla città di Chioggia sottomarina. In studio Massimo Bonella, la regia centrale Rosario Moreno, e a Modena Ugo Moreno, li ringrazio. Noi ci sentiamo forse dopo, più tardi, e se no, come sempre, gli appuntamenti a ogni giorno alle 19:45 con Istria Oggi. Radio Saius TV è la vostra linea diretta con informazione. Buonasera, gentili signore e signori.